Secondo lei il 2-2 è il risultato più giusto? Beh, alla fine credo di sì, però... C'era con l'arbitro? No, credo che è stato un risultato dove noi l'abbiamo agevolato i gol a voi, però noi ce li siamo creati, però alla fine credo che direi qualcosa meritavamo più di noi. L'arbitraggio di Minelli? Insomma, però... Io sono un allenatore, ho molto rispetto di chi lavora, direi che abbiamo incontrato una formazione che era in difficoltà, una formazione che sembrava, però io conosco i giocatori, Bruma lo conosco, l'ho avuto, conosco tutti, ecco, forse la fortuna non ci ha aiutato oggi, però abbiamo giocato contro una ottima squadra. Avellino, possiamo dire un po' in fondo sia l'Avellino che il Pescara può rimpiangere un po' la vittoria, perché sì. Il Pescara due volte in vantaggio, voi avete ripreso il Pescara per due volte, però nella parte finale avete premuto parecchio. Molto, negli ultimi 10 minuti la partita, 5-7 minuti la partita l'avevamo in mano noi, però al di là di questo credo che sono due ottime squadre che si trovano in un punto in classifica che non si meritano assolutamente. Sono un po' in difficoltà anche voi, non siete sì. In difficoltà. Ma noi in difficoltà. Avete una gara da recuperare. Da recuperare realtà. Ancora, possiamo superarvi. Torniamo un attimo alla partita, Novellino. Nel secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso di Castaldo, la squadra in avanti ha tenuto bene. Castaldo ha fatto quasi da solo reparto nel secondo tempo. Ma io lo sapevo, ma... Perché non ha giocato dall'inizio? È perché i dottori mi hanno sconsigliato di giocarlo subito, rientra dopo 60 giorni, sennò se Castaldo stava bene sicuramente giocava il primo tempo. Ecco, questo punto, davvero l'ultima, Novellino, si è parlato in settimana, c'è stata anche questa dura contestazione nei suoi confronti, nei confronti dei ragazzi, però ecco, lei si sentiva un po' sotto esame, era una partita fondamentale per lei? Guarda, nella mia vita ho fatto più di 9.